ci dovete dire perché avete accettato di fare questo film che esce completamente dagli schemi. Io per soldi. Io anche abbastanza. La sceneggiatura era molto divertente. Ma non abbastanza. Non abbastanza. La sceneggiatura unita ai soldi era molto Sì, divertente. esatto. Era una commedia cinica sul Natale, noi tutti mi pare che siamo. Non amiamo particolarmente il Natale, quindi insomma è stato sufficiente ad accettare. Ecco, io volevo capire anche questa cosa, cioè il vostro rapporto col Natale, ma è così terrificante per voi? No, 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 ma a parte crescendo, insomma, è sempre un po' più doveroso essere qualcosa a Natale o a Pasqua. Io soffro le ricorrenze, soffro le regole delle ricorrenze, non lo stare insieme. Cioè, devi stare insieme felici o comunque. Sì, anch'io, l'obbligo della liturgia, le cose che si trovano su questo film È abbastanza gioca chiaro. molto, le cose che vanno fatte a Natale, le cose che vanno dette a Natale, insomma. Sì, insomma, sono cose che poi da piccolo magari c'hai anche dei ricordi piacevoli. Io l'ultimo ricordo piacevole dello stare insieme, proprio la voglia di farlo, ce l'ho avuto verso i 18 anni. Poi mi fa piacere, poi ognuno c'ha la famiglia che c'ha, no? C'è la piccola, sparsa, quindi quando ci si rivede. Però è proprio come se bisogna essere comunque in una certa maniera. In alcuni momenti, no, che ha stabilito la propria cultura, eccetera. E questa è una cosa che un po' a me mi danno fastidio, l'ho detto ai tuoi colleghi, mandarini, il sapore di mandarini e noci unito. È una cosa che mi mette automaticamente in linea con un umore particolare. Li mangio, non è che non li mangio, eh. Vi siete più divertiti a fare i personaggi della famiglia meno abbiente o quelli della famiglia, insomma, più abbiente? Io credo di essermi divertito di più a fare il personaggio della famiglia abbiente, che in sé è un personaggio non abbiente perché è il capomaggiordomo, ma insomma anche nella prima parte, c'è più azione, c'è una caccia al cinghiale, sono delle cose in cui ci siamo divertiti molto. Ma io il confine tra rendersi conto quale parte stavamo facendo era molto labile. Abbiamo vissuto in un set bipolare condotto da tre schizofrenici, circondato da un cast di psicopatici. Credo che questo sia stato, si possa racchiudere così da un punto di vista clinico e psichiatrico, questa esperienza. Sì, praticamente un gruppo di internati a cui danno delle telecamere E e delle li fanno divertire ore. per 2 mesi. Ecco, però per un attore, no? Volevo capire, cioè passare nello stesso film da un personaggio estremo a un altro personaggio estremo, insomma, è raro, no? Da trovare. Sì, è quasi impossibile. Cioè, almeno per quanto ci riguarda, a me e a te, mi Sì, sento di no, poter non parlare anche per capita. te. Sì, Sì. puoi farlo, Dal puoi farlo. cinema, dico il Ma anche nel cinema. privato puoi farlo, parlare per te. Sì, no, non capita, perché non si fanno più film a episodi. Questa era una delle cose, delle attrattive forti in questo film, è questo gioco quasi più teatrale che cinematografico, per cui un gruppo di attori fa. Gli stessi attori fanno un ruolo nella prima parte e un ruolo nella seconda. Secondo voi questo è l'anti-cinepanettone, cioè per eccellenza Ma non oppure. bisogna essere anti per forza qualcosa, basta essere qualcosa. Poi, io ripeto, uno dei discorsi più che sento fare, che faccio pure io da più tempo, è quello che a me piacerebbe che il cinema italiano offrisse tutto e che la gente vada a vedere tutto. Questo sarebbe non sono contro nulla, né da spettatore scelgo, però non è che dica, ah no, non bisogna fare più quei film, bisogna farne altri, insomma, in un mercato sano. Sì, in generale, sia in cinema che in televisione, quello che manca veramente è la varietà delle cose, cioè ci sono delle omologazioni e dei modelli che finiscono per gravitare tutto. In questo caso è sicuramente un film di Natale, ma è un film d'autore con una visione molto, molto precisa, cioè una scrittura molto autoriale, appunto. E quindi, al di là del fatto che sia o non sia un cineproduttore, è un bel film divertente, scritto con molto divertimento e molte idee.